Diario Azzurro di giovedì 27 febbraio. Il Napoli si appresta a questa partita col Torino, una gara sulla carta molto semplice, per questo molto complicata. Sì, ma complicata anche, buonasera, ma complicata anche dal fatto che al momento sappiamo che si svolgerà Napoli-Torino, l'affluenza di pubblico non sarà massiccia ovviamente, la vendita è a rilento, però occorre aspettare le prossime ore per capire se sarà dato l'ok Ah, alla disputa degli incontri, se a porte questo è chiuse o meno. un discorso che riguarda un altro argomento che tratteremo in altra sede, cioè in un'altra. Sì, Qua però parliamo di calcio. Che ti aspetti? Che un po' di turnover, nessun turnover, un turnover massiccio da parte di Gattuso? no, penso. Vabbè che ci sarà la partita con l'Inter Giovedì. giovedì in Coppa Italia, per il ritorno alla Coppa Italia. Ma no, non penso a un turnover perché comunque non penso. Bisogna capire se riuscirà a rientrare Mertens, che sta sbattendo Mertens la non credo che sia botta. disponibile, si Però dice parlava di una che settimana. oggi, sì, oggi dice, ha lavorato, ha fatto la terapia, è più lavorato in palestra. Quindi Però oggi no, manca. certamente col Torino no, con Ah, l'Inter, con l'Inter, con noi stiamo l'Inter. parlando di una partita alla volta, un impegno alla volta. Che poi la preoccupazione col Torino è quella di ripetere quello che è successo a Brescia, dove pure il Napoli ha vinto, però palesemente è sceso in campo. Diciamo con un approccio non proprio perfetto. No, così è, però non si. Il Napoli deve fare, cioè, per forza di cose dovrà fare la partita. Non penso che il Torino sia nelle condizioni mentali di poter gestire una partita del genere facendo possesso palla. Quindi comunque o troveremo due squadre abbastanza guardinghe o quantomeno forse Gattuso vorrà sperimentare se ci sono le condizioni, almeno in alcune partite, di partire alti e non bassissimi come contro il Barcellona, con le partite precedenti. Guardarsi voglia sperimentare un nuovo modo di giocare, che è poi quello che più gli si addice, lui l'ha detto in conferenza stampa, io vorrei avanzare di 10-20 metri e quindi fare una linea Però molto il Napoli alta. ogni volta che l'ha fatto poi ha sofferto in maniera Ha terribile. sofferto in maniera vera. E quindi non so se lui, che cosa, quale approccio chiederà ai suoi giocatori. Io penso che psicologicamente dopo il bellissimo pareggio, dove c'è un rammarico, contro il Barcellona, penso che i ragazzi saranno motivati nel voler dimostrare che ormai hanno raggiunto lo standard o sono vicini allo standard delle Senti, stagioni precedenti. proviamo a ipotizzare una formazione. In porta Ospina o c'è qualche chance per Meret? Secondo il credo Gattuso dovrebbe essere ospitato, però Meret prima o poi lo deve utilizzare. Senti, poi in difesa? La difesa per forza di cose penso Beh, dovrebbe, c'è a meno che uno. non c'è Koulibaly No, che Koulibaly non dovrebbe rientra, essere pronto. e poi Isai dovrebbe rientrare, potrebbe rientrare Isai. Isai, secondo me, è l'unico che potrebbe giocare al posto di Mario Rui o di Di Lorenzo. Lorenzo non ne puoi fare a meno, neanche di Mario Rui, però Ah, beh, di Mario non puoi fare a meno. sì, diciamo, però quello che sta dimostrando in campo Mario Rui, anche se con alcune deficienze nel modo di difendere, però penso Di Lorenzo ormai è inamovibile, poi Manolas è inamovibile, Maksimovic Vabbè, ma non lo so se Maximovic in questo momento non ha ormai sono la alternative coppia credibili. titolare, insomma. No, dopo, quando tornerà Koulibaly, il titolare sarà sicuramente Koulibaly, poi dopo. Quando tornerà? Quale Senti, a centrocampo ci sono tre alternative già ha possibili. comprato una casa, Sì, così si vabbè, però legge, questo non 4 significa milioni, niente, ma questo non non dipende c'entra niente. In niente. Francia sta investendo soldi. Pure io ho comprato un albergo. Ah no, quello era a Monopoli. Al Monopoli. E pensavo a No, a Monopoli, Monopoli, in albergo a Monopoli ci vanno i no, soldi. un B&B tutti e due. Non è nelle mie corde Un di fare B&B, un un'investizione. monolocale.
ma mai da comprare, manco da affittare. Certo. Stammi a sentire, a centrocampo ci sono delle alternative, perché ci sono tre più o meno. Dembe potrebbe farlo riposare. Potrebbe. Lobotka. Lobotka, sì, anche perché c'è questa situazione Senti, paradossale. Zielinski ha riposato a Brescia e poi ha giocato col Barcellona. Fabian Ruiz le sta giocando tutte, c'è Haaland che può rientrare, Elmas che non ha giocato col Barcellona. Io penso che il Secondo massa gioca. Io credo che Haaland però deve cominciare a Alla giocare deve fare il minutaggio perché perché ti serve a altrimenti. Barcellona, ti serve anche con l'Inter, secondo Infatti. Però è il massimo, secondo me, può giocare. Zielinski la partita l'ha fatta con Barcellona, potrebbe però non ha giocato a Brescia, anche mentre Fabian Ruiz le sta riposare. giocando tutte. Sì, Fabian, sì. Però c'è sempre il fatto, dipende dal tipo di partita che vuoi fare, perché se tu guarda, a un certo punto fai una partita come contro il Barcellona, devi comunque mettere poi due elementi di qualità, cioè che la palla la sappiano giocare. Perché per le ripartenze è necessario avere un possesso palla In di qualità. attacco non c'è Mertens, quindi gioca Milik, e gli altri due maglie? Penso che Insigne giochi. Allo Zano non lo vedremo mai più. Secondo me, se Lozano sta bene fisicamente, Si va in panchina. potrebbe Andare in panchina. subentrare. Calleon non lo so, Calleon non so se giocherà o meno. Potrebbe ripresentarsi in un'occasione del Politano. Io credo che, allora ti dico la mia probabile la formazione che secondo me si può fare. In porta Temo Ospina, io farei giocare tutta la vita a Meret, però la decisione per fortuna del Napoli non la prendo io. A destra, in difesa, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Isai, credo Sì, che sai, dovrebbe penso giocare che Isai. A centrocampo è una bella, è un bel dubbio. Ti dico Allan con Lobotka e Zielinski. bisogna vedere se Lobotka è in condizione perché altrimenti metti due giocatori a centrocampo che non sono in Chi è condizioni l'altro che no? fisiche. Allan è in condizione, secondo Lobotka me. non sta giocando da diverso tempo. Altrimenti Demme non se ne può fare a meno. Certo. Non, io ho qualche dubbio in più in attacco. Io sono, vabbè, al di là che giocherà Milik, credo che Politano. Politano giocherà sicuramente. Non sono Su certissimo Insigne. su Insigne perché sta giocando sempre. Potrebbe aver bisogno di tirare un po' il fiato, però tienisene che Insigne non può non giocare contro l'Inter. Mettere Selmas allora. No, io metterei sì, o Elmas o tranquillamente Fabian Ruiz più avanzato, con Zielinski più avanzato, viceversa. Secondo me, anche perché poi se giochi con Milik devi giocare con attaccanti diversi, devi portare. Non puoi Devi giocare. arrivare fino in fondo per i grossi. No, il problema sai qual è? Che tu se giochi con Milik devi sfruttare i colpi di destra. Allora, Certo. se gioca Politano, Politano è un mancino che gioca a destra, quindi si porta è tentato ad accentrarsi e non cross. Insigne dall'altra parte, è vero che è bravo a fare rego, però i cross si fanno col mancino. Se fai giocare anche Isai, metteresti un destro a sinistra, cioè sarebbe il paradosso che l'unico in grado di crossare in questa squadra poi alla fine potrebbe essere Di Lorenzo. Secondo me qualcosa bisogna inventarla se giochi con Milik, anche perché abbiamo visto che Milik con questo sistema di gioco, con un 4-3-3 di Sarriana memoria, anche giocando 30 metri più indietro in campo, fa tanta fatica, anche col Barcellona non ne ha presa una sostanzialmente, mentre Mertens ha fatto gol, ha preso falle, si è fatto vedere, Milik andava Vabbè, a struttura, contestare, anche la struttura fisica è diversa. sì, però andava a contrastare con un Titio, con Piqué, veniva sistematicamente Sì, ma certo, sovrastato. non puoi mettere Milik su Messi. Mertens sì. Non puoi mettere Milik su Messi, però per far giocare Milik è un attaccante atipico, non è di movimento, non è la prima punta che riesce a tenere palla e far salire la squadra. È un giocatore completamente atipico, di difficile inquadramento secondo me. Però tu qualcosa la devi inventare, che poi il rischio è di avere un'altra volta le stesse difficoltà che hai avuto in casa in tutte le partite e non ti può permettere di perdere altri punti in casa, secondo me. Vabbè, comunque, Vabbè, comunque, vedremo. A vediamo. domani.